Va ora in onda, in Emilia-Romagna, la regione dell'eccellenza. In Emilia-Romagna è realizzato grazie a Conforti Immobiliare, passione per la nostra professione, unicità del servizio, marketing personalizzato. Conforti Immobiliare, punto di riferimento per compravendite e locazioni a Bologna e provincia. In Emilia-Romagna oggi percorre la Via Emilia, deviando verso le vicine colline. Siamo qui per scoprire un vero e proprio gioiello d'arte ed enogastronomia, Dozza Imolese, con il suo castello e i suoi vini. Dozza è uno dei borghi più belli d'Italia, secondo noi il più bello d'Italia, ovviamente. Si trova sulle colline imolesi. Chi arriva a Dozza rimane immediatamente affascinato dal paesaggio collinare, generalmente coltivato a vigneto, quindi molto dolce come colori e come conformazione. Non a caso a Dozza sorge l'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna, vero tempio della vitivinicoltura italiana. Dozza è una bellissima città, uno dei borghi più belli d'Italia. Soprattutto in questi ultimi tempi c'è un grandissimo interesse per Dozza, anche perché è stato presentato come uno dei più bei borghi d'Italia e di conseguenza la gente curiosa viene e apprezza moltissimo, devo dire. Qui Dozza è proprio una chicca in tutti i sensi, con tutto quello che si può dare per scontato, quindi il muro, i muri dipinti, la rocca. Il borgo è un'altra perla che sicuramente attrae molti visitatori, perché è arricchito da oltre 200 murales dipinti sui muri del borgo, che dal 1960 in poi hanno costituito un vero e proprio museo a cielo aperto che i visitatori possono ammirare durante tutto l'anno. La rocca storicamente appartiene alla famiglia dei Malvezzi Campeggi e nel 1960 fu acquistata dal comune di Dozza. Abitata fino a quell'epoca, ha mantenuto la sua caratteristica di casa museo, quindi i visitatori che arrivano sono solitamente molto colpiti da un contesto che è particolarmente intimo, in quanto vi sono arredi e vi sono parti di servizio che riportano proprio a quella che poteva essere la vita dell'epoca. Questi sono alcuni degli ambienti, l'antica cappella e la stanza da letto principale. Qui siamo nella parte più antica del castello. Il castello ebbe origine all'incirca nell'anno 1000, era una fortezza militare, quindi ad uso esclusivamente difensivo, e qui per esempio possiamo ammirare lo spessore dei muri, che è di quasi 3 metri, a difendere il presidio militare che vi era all'interno. Lorenzo Campeggi è il nostro uomo chiave, perché fu un diplomatico molto importante, cardinale, quindi carriera pontificia, di origini bolognesi, fu al servizio di molti papi e nel 1528 fu mandato addirittura alla corte di Enrico VIII in Inghilterra per scongiurare il divorzio con Caterina d'Aragona e quindi lo scisma anglicano. In cambio di quei servigi gli fu dato per 10.000 scudi il feudo di Dozza ed è da lì che Dozza, unica base militare, diventò una vera e propria residenza, una corte. Qui ci sono i torrioni, insomma, e da qui si vede come domina Dozza. C'è un panorama bellissimo. Qui abbiamo anche un drago che dorme,
si chiama Fristan. È un'invenzione di Ivan Cavini, che è uno scenografo e illustratore d'Ozzese, che ha portato all'interno della rocca il genere fantastico. La Rocca Sforzesca non è soltanto luogo di conservazione della memoria storica. Le sue ampie sale ospitano anche mostre con artisti nazionali e internazionali, il che ci conduce fuori dall'austera fortificazione, tra intimi portici, muri dipinti e una sognante atmosfera sospesa nel tempo. Qui incontriamo l'albergo-ristorante Canè, il luogo ideale nel quale fare base e godersi questo meraviglioso borgo romagnolo. Questo è un ristorante storico, nacque nel 1928, si chiamava Giulio Canè e a quei tempi si diceva andiamo da Canè. L'attività primaria direi che è il ristorante, perché abbiamo una particolarità, abbiamo una terrazza molto ambita, soprattutto nei mesi estivi quando fa caldo. Essendo girati a nord-est, riceviamo sempre la brezza dalla vallata e questo fa sì che, insomma, chi ha provato d'estate la nostra terrazza, oltre alla nostra cucina, viene ad apprezzare proprio il fresco della nostra terrazza. La nostra cucina verte soprattutto sulla cucina emiliana-romagnola, quindi rigorosamente le paste fatte a mano, fatte in casa, fatte a mano, con anche ovviamente dei piatti che possono spaziare oltre alla cucina emiliana-romagnola, ma la parte principale dei piatti verte proprio sulla cucina emiliana-romagnola. Abbiamo recentemente anche inserito diverse portate di pesce perché d'estate c'è questa richiesta e devo dire che è molto apprezzato. Abbiamo 12 camere per un totale di 25 posti letto, e ristrutturata completamente nel 2002, 2003 e 2004 per portare al passo coi tempi la struttura da un punto di vista proprio della necessità che ovviamente la clientela chiedeva, e cioè un albergo che potesse dare una risposta positiva in tutti i sensi. Dozza non è solo terra d'arte e ospitalità, ma anche patria del vino di qualità. Non è un caso che nei sotterranei della Rocca Sforzesca sorga l'Enoteca regionale, un ente dedicato alla promozione e valorizzazione dei vini dell'Emilia-Romagna. Una mostra permanente con oltre 800 etichette di vini provenienti da più di 200 produttori. Una tappa imprescindibile per il turista enogastronomico, che scoprirà con piacere come qui a Dozza si possano conciliare storia e tradizione con il gusto per la novità. È la bottega ristorante Vineria. Il mio progetto qua a Dozza è abbastanza giovane, in quanto abbiamo iniziato con l'attività in questa location. Essendo in una location dove il richiamo alla cucina regionale è molto forte, fare qualcosa di diverso e quindi stare un po', distaccarsi un attimo, non dimenticando comunque quelle che sono le nostre origini e il nostro, diciamo, buon cibo. Tutto questo nel fare appunto un menù di pesce anche, che potrebbe sembrare strano in questa dimensione, ma è piaciuto molto e la nostra filosofia ci porta a cambiare il menù 3-4 volte all'anno, legato al fatto della stagionalità dei prodotti, della reperibilità e della loro freschezza. Facendo un menù diverso dal tradizionale, dal nostro tradizionale, e volendo proporre un menù di pesce, abbiamo capito che, ed è scontato secondo noi, il fatto che ci sia la scelta anche di altri vini e anche qualcosina di estero a livello di champagne, e quello che comunque fa un po', diciamo, da completamento al nostro progetto. Abbiamo voluto appunto fare una carta vini, diciamo, che copre quasi tutto il territorio nazionale.
giungiamo infine alla Cantina Zuffa, un produttore di vino di antichissima tradizione che guarda al mondo mai dimenticando la passione per il biologico. Noi produciamo vino dal 1700 e la mia famiglia è legata ad Ossa, la città del vino più importante in Emilia-Romagna da sempre. Quindi Sangiovese, Albana, Trebbiano, Pignoletto, vitigni nazionali come la Barbera e vitigni internazionali come il Cabernet Sauvignon, il Sauvignon Blanc, lo Chardonnay, il Pinot Noir, eccetera. Cerchiamo di fare il biologico nella maniera più rigorosa possibile, nel non utilizzare prodotti chimici sia per il grappolo d'uva che per la bottiglia di vino, in modo che quando qualcuno beve il nostro prodotto, beve solo qualcosa di naturale e genuino, che gli fa bene al corpo, gli fa bene alla mente e fa bene anche allo spirito, che va a comunicare un qualcosa ai turisti e li porta poi a venirci a visitare e così visita Ossa e visita tutte le nostre eccellenze di arte, storia, cultura, tradizione e anche di enogastronomia, insomma, di eccellenze del turismo. In Emilia-Romagna lascia Ossa e si avvia verso la conclusione di questa puntata. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova eccellenza della nostra regione. In Emilia-Romagna è realizzato grazie a Conforti Immobiliare, passione per la nostra professione, unicità del servizio, marketing personalizzato. Conforti Immobiliare, punto di riferimento per compravendite e locazioni a Bologna e provincia.